Un saluto agli amici da parte di Pierluigi Pardo e Lelia Dani. UEFA Europa League è arrivata all'ultimo atto, vedremo chi avrà più energie in questa super finale. Sfida tutta da seguire tra Napoli e Lione. Anche questa edizione della UEFA Europa League è giunta al termine. Dopo una stagione come sempre lunga, intensa, ricca di attese e sorprese, la tensione in campo è quella delle grandi sfide. L'espressione sui volti dei giocatori è un mix di ossessione e disperazione. Si giocano tutto oggi. Napoli che ha scelto di partire con questa formazione. In porta c'è Ospina. Politano insieme a Insigne come esterno di centrocampo. E un solo riferimento offensivo in avanti. Ci siamo dunque, è l'ultima fermata del loro lungo cammino in questa edizione della UEFA Europa League. Entrambe sperano di chiudere col botto, di portarsi a casa la Coppa per coronare un viaggio intenso e appassionante. Solo per una ci sarà il lieto fine. Le finali sono per definizione partite imprevedibili. Bisogna scendere in campo concentrati sull'obiettivo e sperare che tutto funzioni al meglio, compresa la fortuna. Spesso gioca e può fare la differenza. Lione che si schiera così. In porta Anthony Lopez. Aouar insieme a Shaqiri sugli esterni. E un solo attaccante di ruolo per tentare di far male alla difesa avversaria. Inizia dunque la finale della UEFA Europa League. Capisce tutto e intercetta il passaggio. Ci mette il fisico. Non riescono a tenerlo. C'è la norma del vantaggio, può attaccare il Lione. Potrebbe crossare. Intervento da manuale. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. C'è il vantaggio dato dall'arbitro, attacca il Lione. Grande uno contro uno. Cross che viene intercettato. Lorenzo Insigne, fra i protagonisti annunciati del match, quando è in giornata sappiamo quello che può regalare. Le qualità sono quelle del campione, Pierre. Gli manca forse quel pizzico di continuità in più per fare il grande salto e diventare un fuoriclasse di livello mondiale. Già così è tanta roba. C'è spazio per il cross. Allontana bene il difensore. Carica il tiro. Palla in rete, 1-0 Napoli in questa finale di UEFA Europa League. Il vantaggio importante, ora però attendiamo la risposta degli avversari e non è finita. Ecco il gol che ci viene riproposto da un'altra angolazione. Ha scagliato il pallone in porta con una conclusione di rara potenza e bellezza, eh? Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ecco Bruno Guimaraes. Usa bene il fisico qui. Perde palla. Passaggio mal calibrato. Assuma dunque l'azione d'attacco. Bravo qui il difensore, recupera un buon pallone. Non un buon possesso qui. Approfittano bene qui dell'ingenuità. Sicuro qui Ospina. Riconquista il pallone. C'è la respinta sul tiro. Lorenzo Insigne ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Denayer. Paquetà. Paquetà.
Ben posizionato qui il portiere, che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Politano. Può andare. La mette in mezzo. Palla che resta in zona pericolosa. Prova a colpire al volo. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Occhio al cross in mezzo. Non un buon lavoro difensivo qui. Ecco Politano. Occhio al... Attenzione, pericolo. Che tuffo nel portiere. Cross verso il centro dell'area. La allontana. Insigne. Attacco robusto, palla persa. Lione che prova a sfruttare la fascia. Paquetà. Grande intervento, quasi come un gol. La formazione di casa fatica a tener palla e quindi a imporre il proprio gioco. Il dato però conta relativamente oggi, Pierre. Lopez salva il calcio d'angolo. Il Napoli andrà dalla bandierina. Occhio al pallone in mezzo. Girata di testa che non crea problemi al portiere. Devono impegnarsi di più se vogliono trovare il gol, Pierre. Paquetà. Ecco Shaqiri. Perde palla. Spazza via il pallone. Dubois. Ecco Bruno Guimaraes. Guimaraes. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Grande uno contro uno. Dice di no. Tuffo prodigioso. Palla verso il centro dell'area. Occhio alla botta. Ha sperato un gran gol qui. Palla prima sulla traversa e poi sul fondo. Non ha nulla da rimproverarsi. Ha calciato forte e preciso. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Errore nella circolazione azzurra. Paquetà. Proseguono nell'avanzata. Ottima chiusura difensiva. Lorenzo Insigne. Insigne si libera del difensore. Prova al volo. La respinta di Lopez, attenzione. Pallone che manca completamente lo specchio della porta. La posizione era super interessante, Pier. Tanta potenza per nulla. Può attaccare il Napoli, norma del vantaggio. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Si andrà avanti ancora per un minuto. Emerson. Aouar. Moussa Dembélé. Ha spazio davanti a sé. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato. Gioco fermo, l'arbitro ne approfitta per tirar fuori il cartellino per la situazione precedente. La mette in mezzo Shaqiri. Allora è un po' troppo molle. L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi al termine di un primo tempo. Finale di Europa League che è ripartita. Paquetà. Va da Shaqiri. Può effettuare il cross. Prova a andare. Qui non si è lasciato sorprendere il portiere. Intervento piuttosto agevole. Vedendo partire la palla ha avuto poi tutto. Attenzione, qui c'è il rischio di un cartellino rosso.
Se prima era difficile rimontare lo svantaggio, adesso dopo il rosso rimediato per il fallo di poco fa rischia di diventare una mission impossible. C'è scoramento, è evidente, Pier, questa espulsione è stata una vera e propria... Fallo netto, vediamo se c'è il cartellino. Continua un rapporto complesso con l'arbitro, è arrivato l'ennesimo cartellino, giallo stavolta. Ora, Pier, c'è troppo nervosismo in campo, eh? Ogni intervento è un potenziale cartellino. Ha rischiato, ma è un grande intervento. Aouar, Paquetà, va da Shaqiri, supera il proprio marcatore, cross bloccato senza problemi dal portiere. Zielinski, perdono palla. C'è il fallo, sarà punizione per il Napoli. Occhio al tiro, con sicurezza il portiere, senza difficoltà. Percentuali di possesso palla che dimostrano la supremazia territoriale del Lione, ma nonostante questo dato rimangono le loro difficoltà nel creare gioco e nel rendersi pericolosi. E sai perché? Perché il possesso palla è sterile. Devono essere più concreti, più veloci se vogliono impensierire la difesa e recuperare lo svantaggio. Passaggio intercettato. Napoli che si fa minaccioso. C'è spazio, occasione. E c'è il gol. Doppio vantaggio grazie a questa rete. I tifosi ci credono, vedono il traguardo all'orizzonte. Azione del gol da rivedere. Il cibiale nell'uno contro uno. Ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Può essere la mossa giusta per provare a raddrizzare la partita. Paquetà. Ecco Politano. Fabian Ruiz. Arbitro che fischia, visto che di fatto non c'era una situazione di vantaggio. Ecco Politano. Calcio di rigore, rigore per il Napoli. C'è anche l'ammonizione, l'arbitro non ci ha pensato su due volte. Realizza il calcio di rigore. Ora conducono per 3-0. Paquetà. Interessante la verticalizzazione qui. Ha provato il colpo effetto ed è uscito uno dei gol più belli della stagione. Nulla da fare per il portiere. Il replay del gol evidenzia il cross calibrato alla perfezione. Bisognava solo spingerla dentro da lì. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Siamo 3-1, magari non finirà così. Mario Rui. Zielinski. Possesso prolungato per far muovere la difesa. Brava la conclusione. Conclusione che non crea problemi all'estremo difensore che se la cava con calma. Guimaraes. Aouar. Può far gol da lì. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Manca ancora un quarto d'ora alla fine.
ingenuità e pallone regalato. Grande tecnica qui, si aprono spazi invitanti. Può avvicinarsi alla porta. Nessun problema per la difesa che recupera. La gioca profonda, attenzione qui. Paquetà. C'è spazio, attenzione. E c'è il gol. Attenzione in questo finale. Stanno cercando una rimonta incredibile. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross. Ha avuto tutto il tempo per metterla giù. E poi ha fatto secco il portiere approfittando della dormita collettiva della difesa. 3-2, partita molto spettacolare. Ancora 600 secondi alla fine. Non hanno ovviamente fretta, non c'è bisogno di accelerare. Comodo possesso palla nella propria metà campo. Occhio qui all'azione del Napoli. Tackle pulito sul pallone. Guimaraes. Guadagna metri. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. Eccolo il gol che potrebbe chiudere definitivamente questa finale. È difficile per gli avversari ipotizzare la rimonta col doppio svantaggio. Conclusione da sotto misura che non ha lasciato scampo al portiere. Lo possiamo vedere meglio da questo replay. Risultato adesso sul 4-2. C'è il vantaggio dato all'arbitro, attacca il Lione. Ha scelto bene il tempo. Cerca il traversone. C'è il recupero di Koulibaly. Direttore di gara ha visto qualcosa che non va nel giocatore del Napoli. Punizione contro gli azzurri. Emerson. Ancora 3 minuti da giocare. Occhio alla ripartenza. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio. Azione che sfuma. Paquetà. Ha recuperato il pallone senza fallo. Abbiamo assistito a una grandissima partita, Lele, che ha portato questo gruppo sul trono della UEFA Europa League. È una grande finale, Pier. Non potevamo chiedere di meglio. Entrambe le squadre hanno dato il massimo sul campo. Poi, si sa, solo uno può festeggiare uno dei trofei più desiderati della stagione. È una giornata storica per il club. Sarà impossibile dimenticare questa partita. Verissimo. È una partita leggendaria, direi. Unica. E ora non resta che dare il via ai festeggiamenti meritati. Arriva il momento più atteso, Lele, arriva la festa, arriva la coppa. Vincere la UEFA Europa League non è una cosa che succede tutti i giorni, Pierre. In tanti pagherebbero per essere al loro posto ora. Questo è un successo che sono sicuro non scorderanno mai. L'Europa League è lunga, è difficile, c'ha tante insidie da superare e loro hanno dimostrato di essere una squadra speciale, dall'inizio alla fine. Capitano che alza al cielo il trofeo e può cominciare la grande festa strameritata.